sono stato taggato dai Blues a far cose e coinvolto nella catena di video delle 10 domande agli YouTubers, come se io fossi uno YouTuber. Ma ascoltiamo la prima delle 10 domande. Quale sensazione pensi di dare alle persone che ti guardano? Spero di dare la sensazione di divertirsi imparando qualcosa, ma temo di essere un fottuto illuso, sì. Chi pensi di essere? Malgrado tutti gli incidenti, le malattie, le perdite ripetute del lavoro, penso di essere una persona fortunata. Sì, perché ho alcuni amici di quelli che si dice come fratelli. E perché quando faccio qualcosa, finisco per trovare spesso delle belle persone intorno a me. Come qui su YouTube, dove invece di trovare dei concorrenti disposti a farti lo sgambetto, ho trovato delle persone pronte a dare una mano per farmi diventare migliore. E la stessa cosa mi è successa tante volte in altri settori. Quando faccio qualcosa, molto spesso trovo persone disposte a darmi fiducia e cercare di migliorarmi. Poi ho una splendida famiglia, ho una moglie meravigliosa, quindi sì, chi penso di essere? Penso di essere un uomo fortunato. Dici qualcosa del tuo carattere che nessuno si aspetterebbe. Sono uno stronzo bastardo fottutamente vendicativo. Quindi occhio, haters. Dici qualcosa che non ti piace fare e che nessuno si aspetterebbe. Beh, non mi piace lavare i piatti, non li ho mai lavati e non li laverò mai. Sentiamo. Dici qualcosa che ti piace fare ma che nessuno si aspetterebbe. Beh, semplice. Mi piace. E questo è tutto, mi pare. Prossima domanda. Quali sono i tuoi valori? Ottima domanda. Essere onesti, perché si raccoglie quello che si semina. Quindi non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. E considerare sempre che la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. Pretendere che gli altri si comportino con gli stessi valori, gli altri che mi stanno vicino. Se non si comportano con gli stessi valori, nessun rancore, ma ognuno per la sua strada. Prossima domanda. Raccontaci la tua giornata ideale. Ah, wow! Nella mia giornata ideale ci sono 20 gradi e c'è il sole, né troppo caldo né troppo freddo. Mia moglie non deve andare al lavoro, ci alziamo verso le 9 e con tutta calma e c'è in casa il necessario per fare un buon pranzetto in culo alla dieta. Dopo pranzo c'è la Formula 1 e vince la Ferrari e già che ci siamo arriva anche seconda. La Mercedes arriva terza e quarta, ma arrancando e lottando strenuamente con Williams e Red Bull, dando luogo a grandissime bagarre in pista con un sacco di sorpassi, tutti in pista e non ai box. E siamo arrivati verso le 16. Verso le 17 sbarca una razza di alieni buoni, che ci fanno dono di grande sapienza e conoscenza fino alle 19:30, dandoci materiale per avanzare di secoli in pochi anni. Per inciso si scoprirà che la scienza aliena si basa quasi tutta sul riciclo di vecchi hard disk e Rulof era un alieno in avanscoperta. Alle 20 invece sbarcano gli alieni cattivi e possiamo spararli con tutto quello che abbiamo per una buona oretta. Poi però, vista l'imprevista resistenza mia del cacciatore di zombie di Gabriele 1987, di Tony Montana e del mitragliatore fatto con l'estintore di Gianni Pirola, dopo un'oretta fuggono lasciando sul terreno alieni morti e feriti e abbiamo vinto. Alle 21:30 c'è Alberto Angela che conduce Ulisse, una puntata che parla di zombie. E poi dopo si va a letto e si tromba. Ora è evidente che la mia giornata ideale ha diverse cose che sono improbabili che succedano, specialmente l'ultima. Dai, spara la domanda successiva. Quale messaggio daresti alle persone che giudicano soltanto dalle apparenze?
Vaffanculo tu e le tue apparenze di merda. Perché sei su YouTube? Per diventare ricchissimo e famosissimo e dominare il mondo. Raccontaci le vere ragioni per cui sei su YouTube. Ah, cazzo, le vere ragioni per cui sono io su YouTube. Purtroppo non ho un cazzo da fare dalla mattina alla sera. I miei hobby principali non li posso più fare o per motivi di salute o per motivi economici. Quindi che cazzo mi restava da fare se non fare il coglione davanti a una telecamera parlando delle cose che mi piacciono? E lo farò finché mi diverto a farlo. Quindi ancora per un po' dovrete subire. Ora però a fine video devo nominare qualcun altro. Ottimo. Allora, prima di tutto il mio amico Peugeot. Mi piacerà moltissimo vedere lui sempre serio, teutonico, che risponde a queste cazzate. Poi Gabriele 1974, il cacciatore di zombie che lui con le stronzate ci va a nozze, quindi sarà divertentissimo. Mio figlio Davide Need for Gaming, così riuscirò a sapere qualcosa di lui per la prima volta nella storia. Matrey che è una mia scoperta, mia nel senso che purtroppo solo recentemente ho scoperto il suo canale e quindi lo nomino subito di rincorsa. Poi Gianni Pirola, perché lui ormai, cioè, abbiamo un rapporto di like, di nomination eccetera infinito, quindi non mi posso esimere dal nominare Gianni Pirola. Tony Montana 4487, anche lui sarà divertente vedere cosa dice di questo video. E il mitico Rulof, speriamo che ci stia e che faccia il video sulle 10 domande, perché anche lui sarebbe formidabile sentirlo. Va bene, noi ci vediamo al prossimo video di Tap Rock Bang, alla prossima, ciao!